Quindi è praticamente una cosa impossibile fare una specie di ordine cumulativo in questo senso. Perché, cioè, oltre a sapere i prezzi, cioè io dovrei sapere i prezzi dei prodotti e dovrei anche sapere i prezzi dei prodotti scontati del 30. Che uno mi dice, vabbè, fai il calcolo, non, cioè, fai il calcolo ed è finita lì. No, perché magari loro approssimano per difetto, per eccesso, quindi sarebbe un grandissimo casino, ragazzi. Io non posso proprio farvelo questo favore di questo ordine cumulativo perché non riuscirei a gestirlo, cioè non saprei proprio, ci sono prezzi che bene o male un po' mi ricordo, altri che però proprio non ho la più pallida idea, quindi capite che non è proprio possibile. Se dovessero fare un sito MAC italiano con i prezzi italiani, cosa che in teoria dovrebbero fare, cioè non è una cosa tanto impossibile, mi pareva di aver sentito che dovrebbero fare un sito MAC italiano, anzi forse lo stanno già facendo. Quando uscirà un sito con tutti i prezzi, allora lì potrò farvi questa specie di ordine MAC con lo sconto del 30%. Prima no, perché poi tra l'altro ho anche saputo che i negozi MAC non possono rilasciare un listino prezzi, quindi non so proprio, cioè dove sbatte la testa, non riuscirei proprio a farvi questo ordine cumulativo, è un po' impossibile. Quindi mi dispiace, io lì per lì ho detto di sì perché volevo veramente farlo, ma non riesco proprio, non ci riesco. Poi, allora, adesso diciamo che le domande serie sono finite. Adesso vorrei dire un paio di cose. Allora, la prima. Mi è capitato spesso, devo dire, ultimamente, che molte persone si iscrivano al mio canale, si iscrivessero al mio canale, italiano proprio che come al solito mi saluta, passa davanti e se ne va. Mi è capitato, dicevo, che molte persone ultimamente mi iscrivessero, cioè, oddio, scusatemi, si iscrivessero al mio canale e poi mi scrivessero, cioè, cose del tipo: mi sono iscritta al tuo canale, adesso tu ricambi? No! Ma no, non perché voglio essere stronza, antipatica, bastarda, no! Bonjour finesse, tra l'altro. No, non per quello, ma perché, cioè, non mi sembra una. Cioè, io non mi iscrivo a un canale su richiesta della persona, cioè della proprietaria del canale, perché non mi sembra una cosa ragionevole. Io mi iscrivo a un canale se i video mi interessano e io di solito comunque nella maggior parte dei casi quando qualcuno si iscrive al mio canale io scrivo un commento sul canale di questa persona ringraziandola per l'iscrizione. Nel momento in cui io vado a scrivere il commento sul canale di questa persona è ovvio che butto un'occhiata ai suoi video. Se mi interessano mi iscrivo, se non mi interessano non mi iscrivo. Quindi sinceramente una persona che mi viene a dire ah mi sono iscritta al tuo canale, adesso tu ricambia, cioè a me fa piacere se una persona si iscrive al mio canale, ma non è un favore che mi fa. Cioè nel senso detto così sembra quasi che quella persona si è iscritta per farmi il favore di aumentarmi le iscrizioni, ma a me non me ne frega niente sinceramente, quindi cioè non vedo perché io dovrei iscrivermi per forza al canale di questa persona. Cioè non è detto che se una persona si iscrive al mio, io mi devo iscrivere a quello di quella persona. Su richiesta poi, cioè non esiste secondo me. Quindi pregherei queste persone che ultimamente sono abbastanza numerose di non farmi questo tipo di richiesta perché cioè non è una cosa ragionevole. Poi sinceramente io cioè non vedo che soddisfazione possa avere una persona nel sapere che io mi sono iscritta perché me l'ha chiesto lei, cioè non perché mi interessavano i video. Cioè che soddisfazione è? Non ha senso. Cioè è proprio un modo per aumentare le iscrizioni, ma cioè, a che fine poi? Quindi sinceramente questa mania di aumentare le iscrizioni io non la capisco. Cioè una persona dovrebbe fare i video perché si diverte, perché gli fa piacere. Poi è ovvio che se ha un riscontro nelle iscrizioni, allora. Cioè, fa piacere, è ovvio, però proprio perché ha un riscontro nelle iscrizioni e quindi le persone si iscrivono perché interessano i video,
Non perché io vado a scrivere a tutte di iscriversi al mio canale, perché non ha senso. Cioè, se una persona si iscrive perché gli piacciono i miei video, mi fa piacere, ma altrimenti può anche non iscriversi, che a me non interessa. Quindi questa cosa veramente mi ha lasciato un po' stranita, pregherei queste persone di non farmi queste richieste, perché mi iscrivo se mi interessa il canale, se no, no. Punto. Poi, allora, un'altra cosa che mi è capitata ultimamente, questa però mi è capitata poche volte, lo ammetto, di persone che pur di farsi pubblicità, quindi pur di far pubblicità al proprio canale, cosa fanno? Mettono un loro video di risposta a un mio video che non c'entra assolutamente nulla. Cioè, vi faccio un esempio, magari io ho fatto un video su degli acquisti della Lush. Magari una persona mi mette come video di risposta un video su degli acquisti alla Upim. Cioè, cosa c'entra con il mio video? Niente, quindi non. Cioè, è proprio chiaramente un tentativo di farsi pubblicità al proprio canale. E secondo me è una cosa assurda, perché non. Cioè, idem come sopra, nel senso non vedo che senso abbia mettere un video che non c'entra nulla come video di risposta per fare pubblicità al proprio canale, cioè non ha proprio senso. Tra l'altro queste persone, mi spiace deluderle, ma quando loro avranno notato che quando loro mettono il loro video sotto ai miei di risposta, non appare subito perché io lo devo approvare. E quindi è ovvio che se un video non c'entra nulla, io non lo approvo. Quindi anche queste persone che tentano di farsi pubblicità in ogni modo fanno un pochino ridere, un pochino. Quindi comunque non approvo video che non c'entrano nulla, quindi pregherei queste persone di desistere dal loro tentativo di farsi pubblicità. Poi, un'ultima cosa. Allora, questa è un'affermazione che ha fatto una persona che mi ha detto, anzi più di una persona a dire la verità, che mi hanno detto quindi, quando è che cambi la videocamera si sente male, si vede male. Ragazze, l'ho appena cambiata. Forse queste persone non si sono accorte che prima io facevo video con la webcam ed erano molto peggio rispetto ai video di adesso. E sicuramente, insomma, le mie iscritte di tanto tempo fa l'avranno notato. E io a queste persone rispondo sempre la stessa cosa, e cioè, se loro mi regalano una videocamera nuova, io la cambio subito. Ovviamente dubito che queste persone abbiano intenzione di regalarmi una videocamera nuova, quindi si beccano quello che c'è, o altrimenti cambiano canale, cosa che assolutamente liberissimi, sono liberissimi di fare. E, cioè, a me queste cose sinceramente mi lasciano un po' perplessa, perché cioè, sembra quasi che sia tutto dovuto, nel senso, io faccio questi video, cioè io non dico che faccio questi video per fare un favore a qualcuno, assolutamente. Cioè, io faccio questi video perché mi piace e poi ovviamente mi piace anche rendermi utile alle altre persone. Però, cioè, io facendo questi video non è che ho un ritorno economico, cioè è un passatempo, è un divertimento, è un piacere, assolutamente. Però non è che mi danno dei soldi per fare questi video, quindi non è che ho i soldi di comprarmi la videocamera da 2000 euro, cioè no. Quindi io ho preso questa videocamera che mi sembrava buona, e mi sembra buona sinceramente, a me come qualità video e audio non mi sembra male. Cioè poi non so, queste persone che videocamere sono abituate, sicuramente non è una videocamera da canale 5. Però, voglio dire, per il video che ci devo fare io, cioè, non è che mi servono cose assurde. Quindi, a me questa videocamera piace abbastanza. Non è una videocamera costosissima, non è neanche una videocamera da 20 euro. È una via di mezzo, a me piace, mi va benissimo questa, già ho speso dei soldi per prendere questa. Quindi, cioè,
fatto con piacere, ripeto, perché comunque fa parte di questo mio hobby di fare i video su YouTube, di questo mio passatempo piacevolissimo e tutto, però cioè, non è un lavoro, appunto, è un piacere, quindi non ho 2000 euro da spendere in videocamera. Se queste persone mi regalano una videocamera nuova, sicuramente utilizzerò questa videocamera migliore. Per ora questa, quindi se gli va bene è così, se no, ciao! E niente, queste erano le domande barra affermazioni dell'ultimo periodo. Mi sta scadendo il tempo, tra l'altro come al solito dividerò questo video in due. E niente, spero di esservi stata utile, magari di avervi fatto anche un po' sorridere con le peripezie del mio canale. Mi saluto, vi mando un bacio. E alla prossima, ciao!